Ragazze, allora finalmente nuovo video haul. In questo video parliamo di pennelli e di essence. Quindi sigla ed iniziamo subito. In questo video ho pensato di farvi vedere gli ultimi acquisti in casa Essence in fatto di pennelli. Più precisamente vi parlo della collezione Make Me Pretty. Allora, questa collezione era composta precisamente da 9 pennelli, ma naturalmente di questi 9 pennelli non sono riuscita purtroppo, dico purtroppo, a trovarli tutti perché gli espositori, tutte le OVS e tutte le scarpe scarpe in cui sono andata erano più che saccheggiati. Allora, la collezione è composta da 3 pennelli per il viso, 5 pennelli per gli occhi e un pennello composto da 3 diverse punte. Parlando dei pennelli per il viso, il primo che faccio vedere e che avrei voluto tanto avere fra le mani, ma purtroppo era terminato, era questo, ossia il pennello quello rosa con la punta folta ed angolata. Quel pennello secondo me era perfetto per fare il contouring, per mettere il blush, eccetera. Avrei tanto voluto prenderlo, ma nulla. Il secondo pennello invece è questo, ossia quello celeste con le punte, con la punta pari e molto fitta, adatto soprattutto per i prodotti in polvere come fondotinta, eccetera. E anche quello avrei tanto voluto averlo. Ed infine c'è il pennello, quello aranciato, ossia quello con la punta molto aperta, adatto secondo me per cipri, eccetera, quindi per fissare bene il trucco. E niente, anche quello naturalmente nell'espositore non c'era. La collezione poi è composta da 5 pennelli occhi, che sono il primo, questo qui, ossia lo apriamo insieme perché calcolate che fino ad ora non li ho utilizzati. E questo è praticamente il 01 Keep Cool e Brush On, ossia il Make Me Pretty pennello sfumino per ombretto occhi, ideale per sfumare l'ombretto occhi e creare un fantastico look smokey eyes. Manico in plastica, ghiera in alluminio, setole sintetiche. Ed è praticamente questo qui che più che altro, secondo me, non è tanto adatto per sfumare, quanto magari per pressare bene l'ombretto e magari quindi applicarlo bene bene in modo più intenso, anche bagnato. Il secondo pennello per occhi è invece questo qui, ossia il 01 Beauty is my Brushes Concealer Brush Makeup Pretty pennello per correttore viso, ideale per l'applicazione del correttore liquido e in crema. Quindi praticamente è una specie di pennello per correttore, ma non grande come i classici che vediamo, ma più piccolino, così con le setole piatte. E questo l'ho provato già una volta ad utilizzare insieme al correttore di Alchemilla ed è davvero fantastico perché si pressa il correttore, soprattutto qui dove non si arriva mai neanche con la Beauty Blender, ed è molto molto buono. Le setole sono molto fitte e piatte e appunto super contenta anche questo di averlo trovato. C'era poi nell'espositore il pennello questo qui, ossia quello doppio per sopracciglia, in cui in una parte c'era, diciamo, il pettinino per pettinarle e dall'altro c'era il pennello angolato per applicare i prodotti in crema appunto per le sopracciglia. C'era poi questo qui, ossia il Makeup Pretty pennello sfumino per ombretto occhi, ideale per l'applicazione dell'ombretto occhi anche bagnato. Quindi è un, diciamo, pennello a penna con punta a penna e di questo mi piace moltissimo anche il colore perché è un azzurro Tiffany e la punta quindi è così, è a penna. Per sfumarlo a me sinceramente non mi piace perché per sfumare preferisco un pennello più largo in cui faccio zac 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 e sfumo, ma questo comunque secondo me è ottimo per l'applicazione dell'ombretto, soprattutto in punti tipo magari per mettere un po' di nero qua. E questo secondo me è un pennello come gli altri due molto utile. C'è poi questo qui rosa un po' più chiaro che praticamente è il pennello per labbra e quindi serve più che altro per piccoli tocchi, per stendere bene i rossetti quelli un po' più scuri. Finiti i pennelli occhi abbiamo un pennello multiuso
multiuso che secondo me sarebbe stato molto comodo. Infatti è un pennello questo qui che è composto da tre punte. Una che è il classico, quella diciamo dello sfumino, la seconda è quella angolata, mentre la terza è quella un po' più a punta di precisione. Ah, vi lascio poi giù nell'info box anche tutti i prezzi di tutti i pennelli. Della collezione facevano parte anche uno, il portapennelli azzurro Tiffany, bellissimo, che naturalmente non ho trovato, naturalmente, che non si trova in nessun sito, magari ne parliamo dopo, e poi uno spray per pulire i pennelli, che per me è utile perché a me piace utilizzare lo shampoo o direttamente il sapone. Naturalmente ho cercato di trovare questi pennelli anche in altri siti, come ad esempio Cosmetic for Less, come ad esempio Maquillaia, ma diciamo che i pennelli erano sempre esauriti, sia quando sono andata a vedere la prima volta, sia oggi pomeriggio, no, stamattina, quando sono andata a ricontrollare giusto per precauzione. Anzi, fatemi sapere voi se avete magari visto qualche sito, qualche e-commerce che vende questi pennelli. Sì, se magari sono disponibili li prendo assolutamente, perché comunque un set di pennelli buono a quel prezzo non è facile trovarli. Bene ragazze, con questo è tutto. Fatemi sapere se anche voi avete trovato questi pennelli, quali avete trovato, come vi trovate, se li avete presi, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione!